Ciao a tutti, un saluto dai TGC Brothers, qui Ale. E qua Fede. E oggi The Profile di Major Robo. Praticamente la sottospecie. Così, Sì, diciamo. l'antagonista di. Sì, quello. L'antagonista di Dimension Non so, Police. antagonista, sono Di robot. Dimension Robot, esatto, quello lì è Cosmic Hero, un altro archetipo, come si dice in gergo. No, il terzo perché c'è anche Kaiju. Esatto, ma No, c'è te anche, in me anche Metalborg, sono quattro. sono quattro. Metalborg, Dimensional Robot, Cosmic Hero e Kaiju, quello lì di Zial. Vai. Possiamo andare? Vai. Ok. Allora, voglio start, gioco Gun Seed, sofferte qua una volta per turno in GB1. Quando il suo power viene aumentato, se divento 9000 o più, diamo la skill al Vanguard che quando hitta, speschiamo uno, appunto. Esatto. I plus. Ma se volete potete sostituire se non vi piace e potete giocare dei Magnum Lo che mettete in anima. mette i danni, diamo 4000 al Vanguard, è utile se nel caso non abbiamo abbastanza carte. Esatto, si può usare tutte e due. Lui gli Ecco. piace quello perché vuole tutto Cosmic No, non è perché va tutto così chiaro, Hero. Fai anche perché forte. ti fa pescare. Ah, ok. Però se ci penso potevi mettere anche un Daimani, potevi prendere Daimani. Vai, vai. Poi testa. G3, 4 Gallup. Grande galluppo. Ho il grande cavallo, Esatto. anche se non sembro cavallo. E cosa fa? Allora. GB2, quando attacca, se è un 22.000 o più, prende un drive, quindi è un G4 tipo. G4 con 4000 di power in meno, aspettando Esatto. male. E in stealth skill diamo 4000 Vanguard. Stealth skill quando gli trascendiamo uno sopra. Un grado 4 Un grado sopra, 4, ecco. esatto. Trascendiamo, quindi ci capisce già. L'unità qui ci viene Lui trascesa prende sopra. 4000 e l'effetto che quando hitta tappiamo uno e peschiamo. Quindi in combo con lui possiamo tappare uno per pescare due. Esatto. L'altro ci deve il backup è 4 per di Simbaster. Simbuster, non so, è un altro dei Vanguard. È l'unico Vanguard decente per il Cosmic Hero. E praticamente Praticamente, lo vale. potete usare nel turno che non potete stridare, lo Salario. potete Potete usare, ecco. usare. Potete Se, usarlo dopo per di fare stridare, vai, Legion. date. Chi lo può, non si aspetta, dai, date lui. Fate Legion, ecco. Diventa poi 30.000 che dopo non può usare i G1 superiori. Quindi diventa 30.000. So con G0. Tipo Glory. E Ok, vai. la skill sono 20.000 più. Ecco. Quando colpisce pesca. Quindi va bene, può sempre sempre comodo. Poi Il normalmente motore del mazzo, 4 Grandfire. Ok. Cosa fa Fortissimo. Grandfire? Quando attacca in GB1 supportato. Tappiamo 1 e diamo 4.200 unità. Quindi Quindi diamo i power tipo a lui. o al grado 2 che vedete dopo, oppure se ci Oppure avete. anche, ecco, sempre faccio Legion, visto che il Legion Master e il Legion Mate sono due unità differenti, potete dare entrambi i 2000. In modo da raggiungere il power, in modo che l'avversario sia obbligato, non può usare la PG E l'altro praticamente. G2 che potete dare il power è 4 per il Grand Sub. Esatto. Grand Sub ha l'effetto che quando gli sub in GB1 una volta per turno, quando gli viene aumentato il power, se diventa un 13 o più, 13 o più, diamo al nostro Vanguard 4000 e l'effetto è quando hitta spacchiamo un alloppo, punto. Quindi per fare un po' di pressione giochiamo lui. Esatto. E te perdi di Del mate Woolbuster. si basta, Quando completiamo Legion diamo 4000 Vanguard e la skill quando hitta spacchiamo uno. esatto. Questi sono i G2. Simbuster o Simbuster? Cantare Buster. G2, 4 PG, ovviamente quelle Cosmic Hero perché fanno il counter charge. E in sto mazzo fai counter charge, è bello, è Specifichiamo, forte. possono difendere solo il Ecco, Vanguard. specifichiamo che quelle nuove possono solo difendere il Vanguard. Una skill diversa. Sì, È la mia. ecco. 4 Sight Fodder, Forte. ovviamente. Cosa fa? Per chi non lo Sapete sa. già, co sapete già cosa fa, entra in retro, poi livello G3, per il DP cercate un Gallop, Sì, esatto, un gran un Gallop, gallo. sì. E quando lo scattiamo per stride, vai 2 gare in più. Ecco. Quindi scartate come un grado 3 praticamente. Quindi serve a non Tregald scartare. Wagon, un altro playmaker, è il secondo playmaker perché secondo me è meglio lui.
I soffetti in GB1, una volta per turno, in retro, possiamo tappare uno su Blaster 1 per dare 4.000 unità. Quindi ti fa proccare altre carte. Anche... Può partire gli effetti vari. Ecco, come anche questo. Grand Chopper. Grand Chopper. Il soffetto è quando vi viene aumentato il power, una volta per turno. Se diventa 11.000 a più, tappiamo uno e dà 4.000 unità. Punto. E quello poi dopo fai vedere cosa fanno, ecco. Ovviamente. Okay. Dove faccio vedere una piccola situazione che potrebbe far diventare il nostro Vanguard grosso. Vero, vede? Come è scritta la Wi-Fi, Jay? Vai. Trigger, 4 critici forti. Non gioco sicuramente, Edo Crit Dimension Rob, perché dei Wolf mi piacciono. Allora, il soffetto è quando possiamo... Allora, praticamente il soffetto è qua. Si soffette quando il nostro Vanguard attacca, possiamo se il nostro Vanguard è un Gallop, possiamo ficcarlo solo col grado 3 Grand, sì, Gallop, vale. Possiamo ficcarlo in Soul, dare 5.000 al nostro Vanguard, possiamo dare 5.000 al Vanguard e peschiamo uno. Quindi forte. Vi dico che a questo tipo di critiche usciranno per molti altri clan, per tutti i clan. Ok, questo è molto forte, doppia R. Gli altri inneschi sono 3 draw e 3 stand fortissimi. Allora, gioco 3 draw perché il mazzo deve sempre pescare. Certo. Se non vediamo i draw di Early Game, dobbiamo, perché questo mazzo deve avere cattivo in mano. Scusate, deve avere cattivo in mano. E la stand è utile per dare power al Vanguard, che il soffetto in GB1, Act, possiamo mettere in cima al mazzo per dare 4.000 al Vanguard e la skill quando attacca, sono 37.000 o più, peschiamo uno. E poi si mischia il mazzo, ovviamente, perché sennò 37.000 deve essere. 37.000 o più, ecco. Questo è il nostro Vanguard, deve raggiungere il power di 37, che in stride lo raggiunge facilmente, ecco. Comunque, vabbè. Quattro cure, punto. Sono cure, non vogliamo perdere. Esatto. Gizon! 4 Tigre X, una proxata perché non ce l'ho. Gigi Zon. Ma che poi non serve per forza, basta. Però 4 più forte. Esatto. Il serpente quando attacca possiamo flippare una carta G-Zone, non una sua copia, una carta qualsiasi, è questa roba forte. E lui prende 4.000 per ogni carta da G-Zone in faccia in su, ma non faccia in su. E se il suo power è 45.000 superiore, prende, sì, un critico. Ecco, quindi lo fate tipo di seconda stride. Se o di terza, sì, esatto. Poi terza. Sì, sì, va bene. Dalla seconda in poi va bene. Ecco. Ma dove? Prima no. Prima no. Come altri stride gioco 2 Falco X, che l'altro giorno ha fatto scrivere Fede mentre giocavamo. Il soffetto è quando hitta, se il suo power è 45.000 o più, possiamo tappare 2, scartare 1, scegliamo la lettera dell'oppo e la mettiamo nella zona danni in faccia in su. Quindi è più forte che fa due danni, perché ecco, toglie anche, tira anche una retro all'oppo. A meno che l'oppo non abbia retro, ecco. Allora in questo caso. Ho detto perché ha fatto scrivere Federico, perché stavano giocando Oracolo, lui si è preso il danno, non sapeva il suo effetto, quindi ho tappato due, ho scattato uno. Io ho messo la retro in... Però non sapevo l'effetto. Io ho messo la retro in faccia in giù, nella zona danni, ho vinto. Quindi anche il tap... Sì, comunque non sapevo l'effetto, quindi se lo poi sapevo potevo parlare. E due gatti, che anche quelli sono forti. Come perché due gatti? Forse qualcuno mi vedrebbe a casa mia, mi darebbe un pugno, ma non importa. Giochi di carti perché sono abbastanza utili, se nel caso hai abbastanza carti in mano per fare power fino a 45. Lei sono 34.000 più, toppiamo una volta per turno e diamo meno 5 al Vanguard dell'oppo. Buon, forte. È utile per rushare delle retre, va bene. Per lasciarlo male. Ok. Allora, la situazione per il mazzo forte... la selezione è praticamente questa. Migliore sarebbe. Migliore, ecco. Avete usato dietro. Avete. Naturalmente, non sempre riesce, però. Potrei mettere lui qua. Poi c'è il motore. Lui, poi lui. Se ci riuscite potete fare questa bolla, è un po' semplice. Potete fare numeri grossi. Aspetta, prendo solo i dadi perché dobbiamo dare power. Ok. Allora funziona. Dovete così avere almeno un danno libero, naturalmente. Due danni liberi in questo caso. Avete bisogno di due danni. Due cure. Ma facciamo anche tre. Facciamo queste tre. Esatto. Sì, perché se hai caso vita. Esatto. Quattro dobbiamo averne bisogno. Quattro liberi. Perché quattro? Ah, sì, giusto, quattro.
facciamo scombare. Allora, aspetta, prendo solo una carta per stridare. Allora, se non lo peschiamo, stride, facciamo il nostro carissimo Tigre X. Mettiamo che sia la seconda. Siamo in seconda stride, quindi esatto, ecco. Vediamo già una che la faccio in giù, ecco, facciamo vederla qua. Ok. Allora, possiamo attivare varie skill. Aspetta, dobbiamo avere anche un animo, quindi... Sì, beh, normalmente ce n'è almeno uno. Certo. Allora, tappi uno. Allora, attiva su skill, tappiamo uno. Siamo in GB, siamo in GB1 e perché dobbiamo... uno. Andiamo 4.000 a lui. Il suo effetto. Tappiamo uno, 4.000 e 4.000 a questi due. Quindi si proccano questi due. Per lui diamo la skill avanti anche quando vita peschiamo. Quindi già peschiamo due anche per il suo effetto. E diamo no, anche 4.000 per la stessa skill di coso. Quindi siamo di già... Gangallo. Di Gangallo. E per il suo effetto gli dà 4.000 ancora a Vanguard. E la skill quando attacca... Se colpisce... Peschi. Sì. Poi peschi. Puoi spaccare con quello lì. Puoi spaccare uno nell'altra guardia. Attacchiamo di Vanguard. Attiviamo la sua skill. Non è di Vanguard, di retro. La skill Vanguard, naturalmente. Tappi 2 e dai 4.000 d'unità. In questo caso 4.000 a lui e 4.000 se vuoi a lui o se vuoi fare una cosa più grossa a lui, ma io preferisco per fare un attacco più grosso. Devo fare bene i conti, ok? Ecco. E attacchiamo. E ora questo è... Ok. Attiva questo skill, una copia. Lui prende 8.000. Quindi ha preso 2 più 12, quindi arriva a 42, e aumentiamo, arriviamo a 50, 59 da solo. Esatto. Ecco, doppio critico. Facciamo prendere il critico pure. Esatto. Quindi se beccato dell'avversario para, ecco, potete dare sulla retro, che se ci fosse qualche critico è abbastanza grosso. Che questo anche diventa un 17 più 11, 20, 28, che... Più qualche innesco che giri il critico di là, arriva a 32, 33, 34 da solo praticamente. Con doppio triplo critico, quindi è abbastanza forte. Ecco perché piace il mazzo, le colonne sono assurde. Sì, diciamo un mazzo che ti fa divertire a pompare l'unità. È un mazzo molto divertente, non potrò... Probabilmente è meno competitivo di DP, però... Di robot, però... Va bene. Mi piace. Quindi ragazzi, questo è tutto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Speriamo. Spero. Noi ce la mettiamo tutta. Ecco. Scusate qualche errore che facciamo, ma non siamo dei professionisti. Iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attivate la campanellina per non perdere via nessun altro nostro video. Andate nel canto eBay. Magic Card. Library. Speriamo di avervi fatto compagnia in questi giorni in cui siete tutti a casa. Anzi, Magic Card Library. Esatto. E ci vediamo. Ciao ragazzi. Ciao.